Restiamo in tema e parliamo del ruolo delle agenzie per il lavoro. Laura Chimenti. Le agenzie per il lavoro nascono con lo scopo di fornire manodopera a tempo indeterminato o a termine, svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta, fornire consulenza ma anche agevolare la ricollocazione professionale. Di questo si è discusso a Roma durante un convegno sul loro ruolo per il rilancio dell'economia, ma per i protagonisti del dibattito si può e si deve fare di più. Le aspettative delle agenzie già da 14 anni erano quelle di diventare il corridoio principale di accesso al mondo del lavoro e di interconnessione tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro. Purtroppo quei tavoli ci hanno visti assenti e potevamo dare un grosso contributo. Tra i nodi della riforma del mercato del lavoro da affrontare e che più agitano il dibattito c'è l'articolo 18. È stato caricato di molti significati ideologici, perché non è che se cambiamo il 18 risolviamo i problemi dell'economia italiana oppure se lo lasciamo così siamo un paese civilissimo. Molti paesi europei hanno delle forme diverse e quindi si potrebbe pragmaticamente imitare qualche buona pratica straniera. Il governo per lunedì ha nuovamente convocato le parti sociali e cresce l'attesa perché si avvii una riforma che consenta all'Italia di crescere e creare occupazione. Ho fiducia nella consapevolezza del governo di assumere decisioni, qualunque sia l'esito della trattativa, decisioni che non possono non riguardare tutto ciò che ci viene chiesto dall'Europa.